Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale per questo nuovo episodio di Carriera, il numero 42. Oggi, come ovviamente sentite, anche perché ho spaccato tutto il microfono, siamo carichissimi. Sì, e mo chi sei, Pius Gamer? No, però siamo carichissimi lo stesso, perché mica dobbiamo essere forza Pius Gamer. Nel senso che oggi, come vedete dalla grafica, giocheremo contro il Barcellona. Roma-Barcellona allo Stadio Olimpico. E soprattutto veniamo da un periodo magnifico, perché nelle ultime partite siamo stati protagonisti, insomma, di risultati ottimi e soprattutto anche al cardiopalma, tipo l'andata col Barcellona, tipo l'ultima partita e quindi la trasferta di Livorno. Ma per non farvi perdere nulla, trovate la playlist qui sotto in descrizione. In descrizione vi ricordo che trovate anche tutti i miei social e quindi il profilo Telegram su tutti, perché, che però non è un profilo ma è un canale Telegram su tutti, perché su tutti? Perché l'ho fatto da poco, quindi dovete entrare così diventiamo troppi. E poi passate anche da Facebook, Instagram e tutto il resto. Oggi, prima di iniziare, nel frattempo io ragazzi mi muovo un pochettino e comincio a fare gli allenamenti, volevo parlare un po' di alcuni commenti che mi sono arrivati sotto lo scorso episodio. Per esempio, intanto volevo anche chiarire quanto riguardasse il modulo. Intanto qui vediamo Maximen che sale leggermente, Depay che finalmente sale e passa a un 84, e questo è molto importante. Comunque stavo dicendo, commenti sul modulo, perché voi due episodi fa mi avete consigliato di cambiare modulo. Cosa è successo? Che io prima mi sono dimenticato di cambiarlo, poi ci ho pensato durante l'episodio e ho detto cazzo, però me l'hanno consigliato, quindi ho detto anche in telecronaca, per ora non l'ho cambiato, se vedo che siamo in difficoltà lo cambio. Non l'ho cambiato perché, nel senso, in difficoltà non ci siamo andati fortunatamente, quindi sono rimasto con quel modulo lì. Oggi ovviamente contro il Barcellona un pensierino ce lo faccio. Adesso non so se lo cambio sicuramente, però magari un pensierino ce lo faccio. Poi andiamo a vedere anche le altre partite quali saranno e pensiamo a partita per partita e poi vedremo. L'altra parentesi rapidissima è per quanto riguarda Roma-Bologna. Perché, e non solo Roma-Bologna, anche Empoli-Roma. Insomma, due episodi che hanno lasciato discutere. Empoli-Roma. Un mio fan mi ha scritto ironicamente che Odegaard, mi ha scritto veramente, si vede proprio che Odegaard era in fuorigioco, perché c'è stata un'azione della partita in cui è stato fischiato un fuorigioco che in realtà non c'era. E fino a qua va bene. Il punto è che poi ha seguito dicendo che bel gioco FIFA. Ma non è finita qui, perché un altro ragazzo mi ha scritto, facendomi notare perché neanche me ne ero accorto, che il secondo gol che abbiamo preso col Bologna era irregolare. E attenzione, poi ci ho pensato, non so se fosse del tutto irregolare, nel senso, però comunque col Bologna, se fosse stato irregolare anche il secondo gol, beffa clamorosa, perché il rigore c'era, il secondo manco, e allora che cazzo stiamo a parlare. Comunque il senso è che lui mi ha detto praticamente che la palla non era entrata del tutto, e anche qui ha detto mazza che bel gioco FIFA. Signori, cioè, semmai FIFA dovrebbe essere anche un bellissimo gioco, non ironicamente, ma un bellissimo gioco per quanto è realista, per quanto è reale. Perché se poi accadono queste cose, quindi anche gli errori arbitrali, ma cioè accadono nella realtà perché non possono accadere su un videogioco, anzi teoricamente non dovrebbero accadere perché è un videogioco e quindi non ci dovrebbero essere errori. Però non va a cadere sempre su FIFA, perché poi è come la storia del momentum, uno si fissa con il momentum e poi piega al 45esimo, dice sono una pippa, no, è il momentum, però poi perde 5-0, quindi questa cosa non si spiega. Comunque, visto che ci siamo dilungati, abbiamo fatto un intro lunga, direi di pensare a questa sfida contro il Barcellona. Ricordo il 3-1 per noi all'andata, e quindi ovviamente non dobbiamo perdere con due gol di scarto, ma le regole le conoscete. Prima di andare a giocare questa partita, andiamo un attimo a vedere come era finita lo scorso anno qui allo Stadio Olimpico. Era una gara del girone del gruppo E, quel giorno finì bene. Adesso vi lascio la clip sperando che termini nello stesso modo. Roma che dall'inizio sta facendo girare il pallone, non ci sono varchi per adesso. Nainggolan, c'è De Rossi che si fa vedere, palla interna per Daniele, in area di rigore, va giù. Gli dice rialzati l'arbitro. Effettivamente l'intervento era sul pallone, ma perché non sperare in qualcosina in più? Occhio ancora a Luis Suarez, poi Iniesta, tiki-taka, palla per Neymar che può calciare. Neymar, destro, Szczęsny in calcio d'angolo, si fa trovare pronto. E ora Mohamed, Jordi Alba su di lui, c'è dietro Florenzi che viene servito, può anche pensare alla traversone. Si butta dentro Florenzi che poi crossa verso Dzeko! Erin Dzeko! Fa esplodere la Sud! Segna proprio sotto la Sud! Poi Neymar ha preso il tempo a Rudiger, occhio al Barcellona, Neymar si butta dentro, Florenzi scivolata come la ripresa! Di cose! Va verso Dzeko che deve volare altissimo!
cerca di toccarla, l'ha toccata, non l'ha tenuta ma l'ha toccata. E finisce qui! Roma batte Barcellona 1-0, l'urlo dell'Olimpico! Ed è una vittoria fondamentale! Col cuore e con il lavoro di squadra si può arrivare ovunque, si possono raggiungere gli obiettivi che apparentemente sembrano impossibili. Ce lo ha insegnato il Leicester quest'anno di Claudio Ranieri, ce l'ha insegnato la Roma nella sfida d'andata, un 3-1 che ha lasciato tutti a bocca aperta al Camp Nou, non tanto per il punteggio in sé, ma per come è arrivato. Una Roma che ha giocato veramente una partita perfetta, la serata perfetta che dobbiamo sapere ripetere anche questa sera. Giochiamo sempre contro di loro, sempre contro gli alieni che ci mettono paura anche semplicemente scendendo in campo. Però anche noi tecnicamente non siamo messi male, signori, e quindi andiamo a leggere le formazioni, perché questa deve essere la serata della gloria, questa deve essere la serata che ci porta ai quarti di Champions. Strette di mano per quelli che sono i protagonisti di questa sfida, che tra poco si daranno battaglia in campo. Quindi una Roma che, come vedete, sceglie di tenere fuori qualche protagonista, tutto sommato, perché questi sono gli unici scelti da me. Quindi Dragoschi tra i pali, difesa 4 con un tiro di Manolas, Florenzi ed Emerson, Nainggolan e Benchera a centrocampo, Depa insegna di Turbi a supportare Aubameyang. Fuori Salah, che non è al massimo ma soprattutto è diffidato e lo voglio tenere per l'eventuale quarto di finale. Fuori anche Declan John, che non è al meglio. Dentro a centrocampo al posto di De Rossi, uno fisico come William Benker. Questo è il Barcellona, non hanno bisogno di presentazioni. Sembra che ci sia un'unica modifica o forse un paio rispetto all'andata, perché vedo Jordi Alba che all'andata penso non ci fosse, ma al suo posto Adriano, e non vedo Candreva. Dentro dunque Rakitic. Tutto pronto, arbitra il direttore di gara inglese Jones. Questa è la curva sud. Questa è la panoramica dall'alto invece sull'Olimpico. Esaurito, forza ragazzi, andiamoci a prendere questa qualificazione. E si parte con gli alieni in possesso di palla. Una Roma che chiaramente stasera deve stare più attenta a non prendere gol più che segnarli, quindi stiamo concentrati dietro. Qui il tentativo di Jordi Alba immediato di andare a mettere dentro questo pallone, che comunque era sbagliato, ma ancora Roma con Nainggolan, che all'andata ha segnato il gol del 3-1, quello più importante, quello che ci permette di sognare in maniera più importante la qualificazione. Poi Florenzi per i Turbi, di prima dentro per Benchera, chiuso Jordi Alba, buona diagonale dello spagnolo. Partita tesissima in questi primi 6 minuti. Le due squadre hanno paura di sbagliare, la Roma forse più del Barcellona, nonostante il largo vantaggio. Intanto arriva una brutta entrataccia su Nainggolan e calcio di punizione proprio per i giallorossi. Quindi il tocco orizzontale per Boateng, che all'andata non è stato perfetto, anzi ha lasciato molte palle gol alla Roma, palle gol poi concretizzate. Ma attenzione alla palla interna per Suarez! Barcellona in vantaggio, non è bastato l'intervento di Umtiti. Suarez porta avanti il Barcellona 3-2, siamo ancora in vantaggio, però attenzione, perché se c'era una cosa che dovevamo evitare di fare era quella di prendere gol dopo 20 minuti. Qui Suarez scappa a Manolas che se lo perde e poi Dragoschi non è attento sul suo palo. Insomma, qualcosa da rivedere qui e il Barcellona è in vantaggio. Ah, ha capito tutto Benker, ma c'è Iniesta, comunque è riuscito a prenderla, poi la prende i Turbi solo per un attimo. Iniesta fortunato il ripallo, è passato troppo facilmente, poi Rakitic, calcia in porta, Umtiti questa volta si immola, palla in calcio d'angolo, la Roma ha rischiato di prendere il secondo gol. Ancora Messi, palla interna per Dani Alves, dentro Suarez, Dragoschi, brivido per la Roma, poi Iniesta, ancora Florenzi a riprendersela, palla dentro per Insigne, occhio Insigne, va dentro Depay, gran palla per Depay, che calcia di prima intenzione, forse doveva stoppare e calciare, ha preferito dare tutto di prima e bravo, era ben posizionato. Anche l'ultimo atto del primo tempo, 1-0 Barcellona, la Roma in partita e soprattutto al momento è qualificata, ma manteniamo alta la concentrazione. Pallone per Benker che può liberare anche il destro da lì, poi sceglie Depay, riparte Benker, palla buona per il destro da lontano di Benker, bravo, non la tiene, e poi Jordi Alba sui Turbi. Occhio a questo lancio dalla parte opposta, Emerson confeziona l'assist per Rakitic che raddoppia. Barcellona che si porta sul 2-0. Attenzione perché la situazione torna in parità. In questo momento la Roma è comunque ai quarti di finale, perché loro devono segnare un altro gol, visti i gol in trasferta che sono stati 2 da parte loro e 3 da parte nostra. Però facciamo attenzione, perché stiamo giocando una buona partita, ma poi concretamente non stiamo facendo nulla. Per Benker rientra Willy, poi Florenzi, c'è Aubameyang che parte, la palla diventa buona per i Turbi, poi ancora Florenzi, cerca spazio, Florenzi che entra sul destro, Florenzi prova a calciare! Florenzi! Un gol meraviglioso! Un gol d'antologia! Un gol che forse ci consegna i quarti di finale! Mamma mia! Che spettacolo! Una magia di Florenzi!
che ha trovato l'incrocio dei pali con Bravo che era leggermente fuori. E questo gol mi ricorda molte cose, signori, perché nella stessa porta ne ha fatto uno ancora più bello, ma uno simile. Bello de nonna, Roma 1, Barcellona 2, siamo vivi, attenzione, perché siamo vivi. Adesso il Barcellona dovrebbe vincere 3-1 per i supplementari, 4-1 per passare il turno. Forza Roma. Fa scorrere per Nainggolan, sta andando anche Aubameyang, Nainggolan è sterza, molto bene, c'è Depay che arriva, l'ha visto Nainggolan, fuori gioco. Aveva segnato il gol del 2-2 Depay, tra l'altro grandissimo gol, io ho visto già la bandierina alzata però... E vorrei rivedere perché il fuorigioco se c'è è millimetrico. Fuori, tra gli applausi, il numero 10, Memphis Depay, che comunque ha dato molto in questa partita perché anche in difesa si è fatto sentire, ha dato molto fastidio a Messi su quella fascia e quindi complimenti a lui. Ora Saliu Can per dare rinforzo al centrocampo e comunque, visto che è un giocatore molto offensivo, lui magari anche per provare, chissà, a completare l'opera. Pallone nonostante la difesa di fisico. E allora attenzione a Turan, è entrato anche lui nel Barcellona, penso al posto di Neymar. Crossa col destro, attenzione al Barcellona Messi! 3-1, che gol ha fatto la Pulce. 3-1, situazione di parità rispetto alla sfida d'andata. E sentite bene, perché poi sentite un parolone, il silenzio dell'Olimpico. Un gol che ha gelato l'Olimpico dopo la meraviglia di Florenzi. Roma colta di sorpresa... Devo dire per questo cross che non mi aspettavo neanch'io, con Arda Turan che ha voluto il destro e poi ha messo una palla tagliata pericolosissima. 3-1, adesso non facciamo scherzi. Esce inspiegabilmente Messi e dentro come un derby per lui, Antonio Candreva. Penso che qui finiranno i 90 minuti. Sì, così è. Si va ai tempi supplementari con un mancino, Salah. Porta palla, poi la lascia Aubameyang per forza di cose. C'è anche Nainggolan, che calcia, traversa! Traversa del ninja, poi non è finita, Salah rimorchio per Ucan, che cerca di buttarsi dentro, ancora Ucan, trova il fondo, poi deve tornare da Salah, Ucan. C'è molto campo per avanzare Ucan, attenzione, Ucan col dribbling, fa tutto da solo Ucan, che entra in area giù, calcio di rigore! Calcio di rigore! Non ci credo, che ingenuità di Boateng. Giallo per Boateng, è tutto vero, è calcio di rigore per la Roma. Parte Florenzi, bravo! Bravo. Ha detto di no, un rigore calciato con poca lucidità, ma comunque siamo al centesimo minuto, è normale. Florenzi è riuscito a essere freddo dagli 11 metri, bravo, lo ha ipnotizzato. Peccato, peccato perché comunque sarebbe stato un gol importantissimo. Adesso stiamo attenti dietro. Non avrebbe cambiato moltissimo la situazione, perché sì, non ci sarebbero stati più i calci di rigore eventualmente, ma loro sarebbero forse andati ancora di più all'attacco. Qui palla sul fondo, dicevo, loro sarebbero andati forse anche di più all'attacco. Quindi un gol che non ci deve, un rigore sbagliato che non ci deve cambiare le carte in tavola. Forza ragazzi, continuiamo a giocarla concentrati. Palla dentro intanto Dragoschi, la fa sua. Quindi pallone largo per Nainggolan. Nainggolan va via con un'ottima finta di corpo. Ancora Nainggolan, si allarga, poi rientra su Arda Turan, lascia partire il cross sul secondo palo, palla tesa, bravo, non la può tenere. Poi Maximen, Piqué a lottare i due, la meglio lo spagnolo. Poi qui l'ultimo a toccare è Candreva, la Roma la chiude comunque all'attacco. Vediamo un po', Emerson cerca di prendere in contratempo la difesa, ci riesce, Maximen dentro, per Aubameyang! Aubameyang, non ci credo, all'ultimo respiro è passata la Roma! È passata la Roma, non neanche, non so come esultare, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo, al 122esimo! Si sono fatti fregare dalla Roma! Loro che sono la squadra più forte del mondo, qui guardate che idea che ha avuto Emerson! Tutto di prima! Palla in rete! 3-2! Passa la Roma! Dopo una partita stratosferica, dopo una partita soffertissima! Dopo 180 minuti pazzeschi è finita, la Roma elimina il Barcellona e vola ai quarti di finale della Champions League. Incredibile l'impresa dei giallorossi, che stasera hanno sofferto ma hanno saputo soffrire. E passiamo il turno. Ragazzi, abbiamo ancora un episodio intero da giocare, è incredibile perché noi adesso stiamo esultando più non posso, ma torniamo a pensare al campionato. No ragazzi, non ci credo, siamo a 5 punti dal Milan. Adesso lo sto vedendo la classifica. Cioè noi abbiamo recuperato tutti sti punti sul Milan, eravamo a meno 9.
È incredibile, il Milan è ancora primo in classifica, ma noi siamo a meno 5, a meno 1 dalla Juve, a meno 4 dalla Lazio, che tra l'altro è a meno 1 dal primo posto, eh. E quindi si riaprono clamorosamente i giochi. Si comincia con Odegaard e Insigne sul pallone, quattro attaccanti leggeri, dunque il reparto offensivo della Roma, con Insigne unica punta davanti, supportato da Odegaard alle sue spalle, gli esterni, Szczęsny e Salah. John, che ha riposato contro il Barcellona, è freschissimo, occhio che va dentro Odegaard, John lo serve, palla interessante per Odegaard, anche c'è Alisson che interviene bene, leggermente trattenuto Odegaard, ma primo squillo della Roma dopo soli 4 minuti. Sansone rientra, salta Maghira, attenzione che è passato Sansone, cioè dalla parte opposta il compagno che si fa vedere, Sansone la porta sul sinistro, lascia partire il tiro e trova un grandissimo gol, la Sampdoria in vantaggio all'Olimpico. Sansone va dritto, sparato dalla telecamera, ma per carità, ha fatto veramente un bel gol, anche se non dovevamo concedergli il sinistro. Intanto al primo squillo la Samp in vantaggio, qui un tiro evidentemente, ho peccato anche un po' di non conoscere il giocatore esterno blu cerchiato che ha fatto gol, e quindi Roma che è ancora una volta sotto contro la Samp, come lo scorso anno. Ma non c'è più tempo, si va a bere qualcosa, la Roma è sotto contro la bestia nera, buon movimento davanti, occhio Insigne, salta l'uomo, si accentra Insigne, parte anche Salapa alla limite per Pjanic, che calcia addosso ad Alisson, grande palla gol per la Roma, forse la prima del secondo tempo. Pjanic, Salah, ancora Pjanic, calcia in porta, mamma mia, Miralem Pjanic, questione di millesimi di secondo anche qui, perché esattamente 30 secondi dopo è 1-1 allo Stadio Olimpico, e questa volta non ha mica calciato troppo centrale, anzi avrà calciato anche non molto angolato, ma con una potenza inaudita. Roma 1, Sampdoria 1, è bastato un nulla per pareggiare questa partita. L'ha angolato anche un po' di più qui Pjanic. 1-1, c'è De Rossi, c'è dentro l'area di rigore Insigne, servito Insigne che deve uscire dall'area però per trovare spazio. Poi serve Pjanic di prima, anzi no, ma comunque la palla arriva a Depay. Depay con il fondo, Depay la mette dentro, coda e poi la palla non è entrata. Mamma mia che occasione per la Roma, Zukanovic ha rischiato l'autogol, ma è stato decisivo il suo intervento. Pjanic però si dovrebbe andare a un cross, c'è Nainggolan dietro, servito il ninja, poi palla dentro per Depay, attenzione a Depay, 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 tiro! Alisson ancora Depay, coda, non ci credo, non è possibile! Finisce 1-1 all'Olimpico, ma sempre i miracoli ci fanno, incredibile. La Roma dunque si ferma a 3 vittorie consecutive in campionato, interrompe momentaneamente l'inseguimento di quelle davanti. Sotto il diluvio della Bentegodi è tutto pronto, è cominciata la partita, bisogna vincere a tutti i costi, senza se né ma, per inseguire le tre squadre che ci sono davanti, ovvero Milan, Lazio e Juventus. Poi tra l'altro stavo pensando che in questo momento le prime 4 sono le stesse prime 4 della fine dello scorso anno, quando c'erano appunto 4 squadre per il titolo. Nainggolan, John, avanza Declan John, ancora alla ricerca di spazi, poi va la De Rossi al limite, occhio a Daniele, arriva dentro John, De Rossi cerca l'assist, poi De Rossi passa, calcia in porta, conclusione respinta. Aubameyang riesce nel controllo a seguire, molto buono. Ancora Aubameyang fa, cerca di andare da solo, è passato comunque un rimpallo, Aubameyang fino in fondo, rientra sul sinistro, calcia in porta! Fa tutto lui e fa tutto benissimo. Porta in vantaggio la Roma. Pierre-Emerick Aubameyang, ancora il numero 14. Sta diventando un goleador. Qui ha fatto un'azione spettacolare, a parte questa parte dove si è allungato la palla in modo non bellissimo. È riuscito comunque a riguardarla nel rimpallo e poi l'ha messa alle spalle di Seculin. Roma in vantaggio. È molto importante perché abbiamo concretizzato stranamente la prima palla gol. Il massimo Mohamed qua. Ora Depay di prima, attenzione per Nainggolan, attenzione a Nainggolan che va in porta. Che azione, Nainggolan ancora fino in fondo. Non ci credo. Sembrava troppo bello, eh. Roma che butta via il 2-0 con Nainggolan che si fa ipnotizzare da Seculin. Aspetta troppo per calciare. E qui si può però subito rifare perché c'è Insigne che lo cerca, ma Pjanic mette giù, anzi Nainggolan mette giù, calcia in porta, diventa un assist per Manolas che però non riesce a calciare. Attenzione, a rimorchio c'è Florenzi addirittura, va la per Depay, preso in controtempo. Ancora Memphis, vuole caricare il destro, va da Insigne, di ritorno per Depay, bella palla per Memphis! Depay!
Chievo 0, Roma 2, finalmente Depay non segnava dal derby, che tra l'altro è una partita che aveva deciso lui, poi buone prestazioni ma 0 gol e adesso se lo strameritava. Qui per un attimo voleva calciare, poi si è accorto di essere messo malissimo col corpo, ha preferito lo scambio con Insigne e poi la mette dove non può arrivare Seculin. Che sia da lezione a Nainggolan questa conclusione di Memphis, sotto la traversa il raddoppio della Roma e adesso siamo più tranquilli. A destra c'è anche Ricci, il lancio di Insigne splendido per Ricci, in rigore la mette al centro Maximen, poi Depay, non è arrivato nessuno, incredibile. Calcio d'angolo, l'altro ho visto il risultato all'altro campo che non ho, cioè ho intravisto, non l'ho visto, non ho capito di cosa si trattasse. Maximen, ancora per Nainggolan, fino in fondo, per larga per Ricci, al centro c'è il belga, Ricci sul mancino, vuole anche liberarlo, Ricci può calciare in porta, Federico Ricci. Trova anche il secondo centro stagionale e la Roma chiude la pratica 3-0 al Chievo. Ricci l'ha stravoluto questo gol e poi lo ha trovato con Maximena che era anche in traiettoria e ha rischiato di evitarlo. Secondo gol in campionato per Ricci, entrambi lontani dall'Olimpico. L'altro l'ha segnato molto importante del 2-2 a Bari, anzi non a Bari, scusate, a Livorno. Per il 3-2 poi all'ultimo respiro. Finisce la partita. 3-0 della Roma, lo stadio ovviamente non la prende bene, ma un Chievo che anche alla vigilia da dove era spacciato, considerando che hanno mostrato una grafica inizio partita spaventosa, sembrava fatta apposta, col Chievo che era, aveva il peggior rendimento della Serie A in casa, la Roma ha il miglior rendimento della Serie A in trasferta e quindi ovviamente era un po' chiamato questo risultato, ma ovviamente dovevamo conquistarcelo come abbiamo fatto sul campo, contento per tutti e tre i marcatori. E direi solamente grandi firme oggi, perché ha segnato Florenzi un gol da antologia, intanto la Juventus ha perso e sono contentissimo, noi saliamo al secondo posto in classifica, il Milan deve ancora giocare e la prossima è Roma-Milan. Chiudo qui, signori.